Note sull'edging mediante opzioni. Vediamo prima due esempi. C'erano due esempi qua, due casi pratici. Vediamo prima, invertiamo l'ordine, vediamo prima i due casi pratici e poi andiamo a questa slide qua. Si consideri un allevatore di bestiame che deve acquistare il mangime per i propri animali. Il prezzo del mangime rappresenta una sorgente di rischio per lui, perché se il prezzo del mangime sale ha un maggiore costo che quindi si traduce in minori utili. Questo rischio può essere ridotto con l'acquisto di un'opzione call sul prezzo del mangime. Dovunque vada il prezzo, l'allevatore ha un costo pari al prezzo del diritto. Se però alla scadenza del contratto il prezzo del mangime è superiore a quello iniziale, l'allevatore esercita il suo diritto di acquisto a un prezzo prefissato e limita il costo del mangime a tale livello. Se invece il prezzo del mangime a scadenza è minore di quello iniziale, l'allevatore non esercita l'opzione, non ha senso esercitare il diritto di comprare a 50 qualcosa che trovo sul mercato a 30, per dire, lascio scadere il diritto, vado a comprarmi il bene fisico sul mercato al prezzo minore, ho speso qualcosa che è andato perso e va bene così perché all'inizio non lo potevo sapere e comunque il mio obiettivo non era guadagnare dall'operazione di copertura, ma era far sì che al bisogno quell'operazione di copertura mi permettesse di limitare il costo, okay? A un valore noto a priori. Dalla parte opposta dell'allevatore del bestiame c'è il produttore del mangime. Se l'allevatore deve comprare il mangime, lui ha il rischio che il prezzo del mangime salga, ma il produttore del mangime ha il rischio opposto, cioè che il prezzo scenda. È esposto al rischio inverso, cioè che il prezzo del mangime scenda. Tale rischio può essere ridotto con l'acquisto di un'opzione put sul prezzo del mangime stesso. Quindi attenzione, il compratore della call, che deve difendersi dalla salita, ha come parte un venditore allo scoperto di quella call, uno che è andato short call. Ma chi ha fatto la short call non è il produttore del mangime, perché il produttore del mangime non deve fare da controparte al compratore della call. Deve proteggersi dalla discesa potenziale del prezzo del bene e per proteggersi dalla discesa potenziale del bene va a comprare una put. Va a comprare una put che gli permette, se il prezzo sale, di avere un rischio fisso pari al costo della put. Scende di guadagnare in proporzione, o meglio, di recuperare costo in proporzione. Okay? Di recuperare non costo, ma una perdita di guadagno dato dal fatto che vai a vendere il prodotto a un prezzo minore. Ripeto, dal punto di vista del produttore del mangime, il rischio è che il prezzo scenda. Se il prezzo scende, lui deve fare in modo che quella discesa di prezzo per lui rappresenti un profitto da qualche altra parte. Chi è che gli restituisce un profitto? La put. Perché la put comprata gli permette di guadagnare in proporzione alla discesa. O di fissare comunque il prezzo di vendita a un livello più alto di quello che ci sarà tra X mesi. Se tra X mesi, a fronte di 50 dollari oggi, il prezzo del mangime è sceso a 30, lui lo vende a 50. Ha speso 7 per comprare quel diritto di vendere a 50 qualche cosa che invece vale 30? È come se lo vendesse a 43, ma 43 è meglio di 30. Ok? Quindi dovunque vada il prezzo, il produttore del mangime subisce un costo pari al prezzo del diritto, se però alla scadenza del contratto il prezzo del mangime è minore, egli esercita il suo diritto di vendita a un prezzo prefissato. Se invece il prezzo del mangime a scadenza è maggiore, non esercito l'opzione. Se il prezzo da 50 è andato a 70, non ha senso che io eserciti il diritto e vada a vendere il mio mangime a 50. Lascio scadere la put, vado sul mercato, vendo il mio mangime a 70, avevo speso 7 per la put che non è servito, pazienza, è come se vendessi a 63, comunque maggiore di 50, prezzo iniziale. Torniamo qui, note sull'hedging mediante opzioni. Tutto quanto visto finora può essere schematicamente riassunto in pochissimi concetti di base. Le aziende possono essere esposte a rischi che devono essere in qualche modo gestiti. Il rischio può essere generato da diverse variabili. In questa sede ci occuperemo soltanto di casi di rischio prezzo. Il rischio prezzo, ma non solo quello, non è sempre nella stessa direzione per tutte le aziende. Si pensi ad esempio al caso del prezzo del carburante per gli aerei. Per chi lo deve comprare, una compagnia aerea, il rischio è che il prezzo salga. Per chi lo deve vendere, il produttore del carburante, il rischio è che il prezzo diminuisca.
Di conseguenza la prima cosa da fare è capire la direzione del rischio, che può essere molto semplicemente ridotta a due soli casi, verso l'alto per chi deve comprare, verso il basso per chi deve vendere. Quindi per chi produce il bene il rischio è sempre verso il basso, verso sinistra in tutti i grafici che abbiamo visto finora, per chi deve comprare il rischio è sempre verso destra. Se siete clienti avete un rischio di salita, se siete fornitori avete un rischio di discesa. Per coprire questi rischi c'è solo un modo: se siete clienti comprate opzioni call, se siete fornitori comprate opzioni put. Fine. Non ci sono altri casi possibili. Quindi, sebbene con le opzioni si possa fare acquisto di call, vendita allo scoperto di call, acquisto di put, vendita allo scoperto di put, le vendite allo scoperto non fanno parte di strategie di hedging. Le strategie di hedging dei rischi sono soltanto acquisti. Compro call se sono un cliente, compro put se sono un fornitore, un produttore. Questo è quanto. Se torniamo al caso del payoff risultante dalla combinazione della linea del rischio aziendale per un acquirente, no? Chi deve comprare il carburante, quindi la linea aerea per esempio, ha una certa linea del rischio per neutralizzare il rischio di salita mantenendo almeno in parte il beneficio di discesa, compra una call. Se noi sommiamo verticalmente, punto per punto, queste due linee, otteniamo il payoff a scadenza di una long put. È una long put sintetica, come si suol dire, perché è fatta da una combinazione di una posizione short, fondamentalmente, sul prezzo del carburante, più una long call. Ho comprato una call per difendermi da una posizione short del carburante. Perché la posizione della linea del rischio aziendale è equiparabile a una posizione short? Se io compro qualche cosa, guadagno soltanto se il prezzo sale, se il prezzo scende perdo. Specularmente, se vendo allo scoperto, guadagno se scende, perdo se sale. Quindi la posizione del rischio aziendale è come se fosse una posizione short sul prezzo del carburante a scadenza. Se a scadenza il prezzo è 150, io perdo 50 dollari. Se a scadenza il prezzo è 50 dollari, guadagno 50 dollari. Se a scadenza il prezzo è 20 dollari, guadagno 80 dollari. Se è 200 dollari, perdo 100 dollari. Okay? Quindi è come essere short di prezzo del carburante. Lo neutralizzo con una long call che mi neutralizza la parte di destra, perché questo qua va su in ragione 1 a 1 e questo va giù in ragione 1 a 1. Quindi si neutralizza una vicenda, ma non si neutralizzano a zero. Si neutralizzano a meno 15, il costo iniziale dello strumento di copertura. Da lì in giù vado prima in recupero parziale fino a un break even che si trova a 85 dollari, perché a 90 io, se sono il compratore del carburante, non esercito il diritto, vado sul mercato e me lo compro a 90, okay? Ma siccome ho speso 15, io lo sto pagando 105, rispetto al prezzo iniziale ci ho perso 5 dollari. Avrei potuto comprarlo subito a 100, lo vado a comprare a scadenza 90, ma ho speso 15 nel frattempo che non servivano, ma non lo potevo sapere, è come se avessi pagato 105 e quindi ho perso 5 rispetto al prezzo iniziale. Il vantaggio ce l'ho soltanto dagli 85 in giù, è veramente troppo sensibile questo mouse, basta sfiorarlo che parte. Quindi se vado sotto gli 85 dollari come acquirente del carburante, non esercito il mio diritto, vado sul mercato fisico, mi compro il petrolio a 50 dollari, ma siccome avevo comprato un contratto di copertura che è scaduto senza valore, l'ho lasciato scadere senza esercitarlo, ho perso 15 dollari, è come se lo comprassi a 65 e quindi ho risparmiato comunque 35 dollari. Quindi di nuovo la long call mi permette di neutralizzare il rischio, parte destra del grafico, mantenendo in buona parte il beneficio nella parte sinistra, ma non dai 100 in giù, ma dal break even in giù, fino al break even comunque io ho un extra costo. D'accordo? Facciamo il caso opposto, non c'è in presentazione, quindi lo andiamo a disegnare adesso manualmente. Facciamo così, aggiungiamo una slide, cancelliamo questo e facciamo il caso. Professore, mi sente? Sì, prego.
Una domanda, questi contratti o put call quanto durano in base al contratto o hanno una durata standard? Allora, in ogni momento ci sono contratti quotati su tantissime scadenze, che vanno su molti strumenti, addirittura ci sono delle opzioni con scadenza giornaliera, ma tendenzialmente fino a un po' di tempo fa erano soltanto mensili e in ogni momento erano quotate un certo numero di scadenze, quindi tipicamente trovavi, a oggi che siamo a 6 novembre, trovavi la scadenza di novembre, ultimo giorno lavorativo del mese, mi sembra che sia la scadenza delle opzioni su merci. Scadenza di dicembre, scadenza di gennaio, poi andavi avanti 3 mesi, di 3 mesi in 3 mesi per, non so, un anno e mezzo, poi di 6 mesi in 6 mesi per altri 3-4 anni e poi addirittura oggi su alcuni strumenti ci sono opzioni quotate fino a 10 anni a ogni anno in avanti. Quindi c'è una borsa che emette i contratti, che stabilisce anche le scadenze disponibili. Probabilmente su Yahoo Finance le vediamo. Vediamo un po', andiamo sul crude oil, vediamo se mi dà. No, non me le dà le opzioni, perché per esempio se metto Tesla, se andate su Tesla per esempio, e vedete qua, c'è options, voi andate su options e vedete che in questo momento sono quotate opzioni, scadenza 6 novembre, 13 novembre, 20 novembre, 27, 4 dicembre, ok? Queste sono tutte settimanali, poi si va di mensili in mensili, gennaio, febbraio, marzo, fino a marzo 2021, poi trimestrali, giugno, c'è anche luglio in mezzo, settembre, poi si va a gennaio 2022, marzo 2022, giugno 2022, qua vanno di 3 mesi in 3 mesi, poi non c'è dicembre, ma da settembre si salta gennaio, sono tutte regole che sono stabilite dalle borse e cambiano di sottostante in sottostante, per esempio c'è uno strumento che replica fondamentalmente l'andamento dell'indice S&P 500, che è il principale indice americano, su cui ci sono scadenze quotate a un giorno, 2 giorni, 3 giorni, una settimana, 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane, fino a 8 settimane, poi di mese in mese, poi di trimestre in trimestre, eccetera, eccetera. Comunque è sempre l'emittente che stabilisce le scadenze. Sui futures ci sono scadenze mensili. E ci sono alcuni sottostanti, su cui onestamente non so perché, ci sono 11 scadenze mensili all'anno, cioè viene saltato un mese per contratto, però tutti i mesi ci sono scadenze dei futures. La stessa cosa con le opzioni. Allora, Perfetto, grazie. prego, torniamo in presentazione, facciamo un caso pratico e vediamo il caso del il produttore del mangime. Okay. Cosa fa il produttore del mangime? Il produttore del mangime ha una situazione di questo tipo. Se il mangime oggi è qua, questo è il prezzo attuale, lo chiamiamo, dov'è, cos'è il testo qua, lo chiamiamo S, prezzo spot. Ok. Il produttore del mangime ha il problema se il prezzo scende. Allora, qui abbiamo il prezzo mangime e qui chiamiamolo profitto o perdita, okay. Beneficio, risparmio, maggior costo, chiamatelo come volete. Ok. Il produttore del mangime ha questa linea di rischio aziendale. Questa è la linea del rischio aziendale. Linea rischio. Okay. Per il produttore del mangime. Se il prezzo del mangime a scadenza è sceso al di sotto del valore corrente, lui lo andrà a vendere sul mercato a quel prezzo lì e quindi avrà una perdita. Come neutralizzo questo rischio? Potrei farlo con un futures venduto venduto allo scoperto, mi metterei in questa posizione qua, avrei un certo costo, okay? In realtà vendendolo allo scoperto avrei un profitto, perché quando lo vendo io incasso e quindi ho un profitto, se lo vendo, supponiamo che F sia $50, il futures è 52, se io lo vendo a 52 è leggermente superiore al prezzo spot, no? Quindi per me rappresenta un piccolo profitto come venditore allo scoperto. Trovate anche, se non ricordo male, scusate, torno un attimo indietro, questi concetti qua, il payoff e perdite potenziali, trovate tutti questi concetti spiegati un pochino benino qua, okay?
quindi se in questo momento vi sfugge perché la linea di un future sia leggermente superiore al prezzo spot in questo momento, trovate la spiegazione in quella slide. Okay. Quindi il prezzo futures è 52 rispetto a 50, quindi è in questa posizione qua. Che cosa succede se io neutralizzo questa linea di rischio con una posizione short su un futures, sul prezzo del mangime? Che il mio payoff a scadenza, qualunque cosa succeda, è più 2. Cioè ho risparmiato $2, okay. Però io ho risparmiato $2, ma se il prezzo è salito avrei potuto avere un extra rendimento e invece me lo sono neutralizzato con questa strategia di copertura. Quindi la strategia di copertura mediante futures non va bene in questo caso, come non andava bene nel caso se il mio rischio fosse stato verso l'alto mettendomi long sul futures, ma la strategia più corretta da applicare in un caso di questo genere è una long put, che è fatta così. Ok? Compro una put che ha questo payoff a scadenza. Il payoff è meno qualche cosa. Volevo farlo tratteggiato. Qua. Ok. Che è a meno, non so, diciamo $5. Il blocco num. Meno 5, ok. Ecco qua. Se il prezzo rimane stabile o sale, io vado a vendere il mio mangime a quello che è, non so, $80. Ho perso 5 dalla strategia di copertura, quindi il mio profilo risultante è che è come se lo vendessi a 75, però comunque mi tengo buona parte della salita. Okay? Se il prezzo scende, quello che perdo andando a vendere sul mercato il mangime a un prezzo minore mi è compensato da un profitto sull'operazione di copertura. Se questo è 50 e io ho speso 5, il mio break even è a 45, 50 meno 5. Se a scadenza il mangime è $20, io lo vado a vendere sul mercato a $20, ma nel frattempo ho incassato 30 cash, ho speso 5 per comprare la put, è come se lo vendessi a 45, quindi non a 50 iniziali, a 50 meno il costo dell'operazione. Però comunque non lo vendo a 20, lo vendo a 45. Questo è quello che si può fare con le opzioni, che essendo regolamentate sono quotate in un mercato, quindi io apro la mia piattaforma di trading, vado sulla, facciamola così, mettiamo in vista straddle come viene chiamata, io ho, allora, così vi faccio vedere anche come vengono quotate le opzioni sul mercato. Le opzioni sui mercati sono quotate con delle tabelle che sono chiamate chain, catene, che sono in questa vista qua che si chiama straddle, fatte da una colonna centrale dove sono riportati tutti gli strike quotati decisi dalla borsa emittente dei contratti. Alla sinistra abbiamo tutte le call, alla destra abbiamo tutte le put. Adesso normalmente si hanno almeno bid ask, cioè miglior prezzo in acquisto, miglior prezzo in vendita, miglior prezzo in acquisto, miglior prezzo in vendita. Quindi abbiamo un prezzo offerto da chi vuole comprare, un prezzo richiesto da chi vuole vendere in tutte le situazioni. Se io voglio andare a comprare una call perché mi voglio difendere dal rischio, supponiamo che questo fosse il petrolio e non Tesla, di salita del prezzo, vado lì, vedo che cosa chiede il miglior venditore disponibile sul mercato in quel momento, vado a comprare da lui e ho fatto la mia operazione di copertura. Sono un produttore di mangimi, questi sono gli strike disponibili per il prezzo del mangime, oggi siamo a 300, ho paura che vada a scendere, compro una put 300, quindi vado a vedere il miglior venditore disponibile sul mercato in quel momento lì, quanto vuole per vendermi la put, chiede $5, lo colpisco, compro la mia put a $5 e ho fatto la mia operazione di copertura. Ok?
Quindi sono strumenti quotati che sono a portata di click. Basterebbe soltanto avere un minimo di cultura aziendale, di conoscenza di questi strumenti e qualcuno che si mettesse lì e che periodicamente, sulla scorta di quello che gli dice il reparto produzione, quello che gli dice il reparto che fa le previsioni di vendita, perché ovviamente l'azienda deve comunque fare delle previsioni sul futuro e dire: io prevedo che nei prossimi 6 mesi venderò, non so, 1 milione di merendine, per produrre le quali mi servono 50 tonnellate di grano e 75 tonnellate di mais, vado a coprirmi per il rischio di salita del prezzo del grano per 50 tonnellate e per il rischio di salita del prezzo del mais per 75 tonnellate. Questo è quello che si potrebbe fare. Non lo fa nessuno ed è un'operazione che è estremamente banale e semplice. Tra l'altro, combinando diverse opzioni in diversi modi, si possono anche fare delle cose un po' più sofisticate di questo. Per esempio, stabilire dei canali di prezzo all'interno dei quali qualunque cosa succeda per me non cambia niente. Se sale voglio guadagnare, se scende non voglio perdere. Insomma, tutta una serie di questioni che si possono fare combinando le opzioni in vari modi. Allora, da un punto di vista di hedging aziendale, avremmo finito. Adesso vi faccio vedere qualche cosa di extra, se il professor Comasini è d'accordo. Vi faccio vedere perché le opzioni sono strumenti molto interessanti dal punto di vista speculativo per molti investitori, perché sono non più l'unico, una volta erano l'unico strumento che permetteva di fare determinate cose. Oggi ci sono nuovi strumenti quotati sui mercati che fondamentalmente sono prodotti sintetici che non a caso sono costruiti combinando tra di loro diverse opzioni. Allora, dicevo, utilizzi alternativi delle opzioni. In realtà non sono così alternativi perché sono quello che viene fatto per la stragrande maggioranza del tempo. Se voi guardate un grafico di un titolo qualsiasi, in questo caso Facebook, ma potrebbe valere per tanti titoli, vi rendereste conto che per buona parte del loro tempo oscillano entro canali di una certa ampiezza. Per esempio, guardate, chissà se riesco a disegnare delle linee. Sì, per esempio, allora, linea. Oscillano, ok, vedete, in questa fase qua il titolo Facebook ha avuto forti oscillazioni, ma alla fine è rimasto compreso tra questi due estremi, tra questo minimo e questo massimo. Se voi andate nei micro trend, scoprirete che ci sono delle fasi di mercato in cui il prezzo rimane confinato entro determinati intervalli, dopodiché parte, va a cercare un nuovo punto di equilibrio, si amplifica magari l'altezza del rettangolo, ma continua a muoversi lì dentro. Dopodiché cambia l'altezza del rettangolo, ma rimane lì dentro e così via. Cioè, il movimento rimane, come si dice in gergo, laterale per la maggior parte del tempo. Se voi andaste a fare prezzo di oggi meno prezzo di 20 giorni fa diviso prezzo di 20 giorni fa, rendimento a 20 giorni di quell'asset, e lo faceste mobile, cioè oggi fate oggi meno 20 giorni fa diviso 20 giorni fa, domani fate domani meno 20 giorni prima, quindi 19 giorni fa diviso 19 giorni fa. Cioè, a ogni nuova osservazione andate indietro 20 giorni e fate il rendimento. Voi su 10, 15, 20 anni di storico avete una sequenza di qualche migliaio di rendimenti a 20 giorni che potete graficare. Se andate a graficare i rendimenti e mettete la distribuzione dei rendimenti in verticale, coerentemente con l'asse del prezzo, scoprirete che è più o meno una normale, sto cercando di tracciare un po' a occhio, a mano, vedete? Scoprireste che è una normale, stabilisce che la maggior parte degli eventi sono concentrati nelle vicinanze del punto di partenza. Vi sto trasponendo in finanza il concetto della distribuzione normale dei rendimenti. La distribuzione normale dei rendimenti applicata alla finanza, che si può dimostrare statisticamente, probabilisticamente,
che la maggior parte degli eventi futuri, quindi quello che potrebbe succedere domani, è poco lontana dalla posizione di partenza. Poi, ovviamente, ci sono i cosiddetti eventi di coda, cioè qualche volta il mercato parte per la tangente, fa un movimento forte, ma sono eventi rari. La maggior parte degli eventi è concentrata in un intorno non troppo ampio rispetto al prezzo di partenza. Questo cosa vuol dire? Che se oggi siamo qua, per dire, partiamo da oggi, restiamo oggi qua, e diciamo, dove potremmo essere fra un mese? Chi lo sa? Tra un mese potremmo essere quassù, potremmo andare quassù, potremmo andare un po' più su, potremmo rimanere stabili, potremmo scendere un pochino, potremmo scendere tanto, ok? Questi sono tutti possibili eventi da qui a un mese. Ma dove molto probabilmente saremo tra un mese? Questa è la domanda, ok? La domanda che è una domanda molto diversa rispetto al... Scusate, riformulo. Non voglio prevedere esattamente dove saremo tra un mese. La domanda che mi sto facendo è dove, in quale zona saremo molto probabilmente? Quindi non esattamente a che prezzo, ma in quale area di prezzo? Dove al massimo e dove al minimo saremo da qui a un mese? Questa è un po' la domanda che mi sto ponendo, no? E questa domanda è molto importante perché se io so che nel prossimo mese molto probabilmente sarò qua in mezzo, perché me lo dice tutta un'analisi statistica, storica, probabilistica del mercato, io so che con un'altissima probabilità il prezzo oscillerà qua in mezzo e con poca probabilità uscirà da una parte o dall'altra. Questo cosa significa? Che se io assumo un comportamento direzionale, sto parlando di speculazione pura, voglio guadagnare da una aspettativa di salita del prezzo di Facebook. Ok? Io penso che Facebook sia destinata a salire, voglio guadagnare dalla salita. Che cosa mi posso aspettare? Che con una certa probabilità il prezzo sì, potrebbe anche salire, ma non più di tanto in un mese. Parimenti, se la mia aspettativa è di discesa, io potrei anche avere ragione, ma con una buona probabilità il prezzo, se anche scende, non scenderà più di tanto. Poi è chiaro, ribadisco, che mi potrà fare anche un evento di coda e quindi arrivare molto in alto o molto in basso, ma le probabilità sono contro questo evento. Quindi le probabilità sono che al 70%, butto lì un numero a caso ma non più di tanto, il prezzo starà tra un più o meno $20 rispetto alle quotazioni attuali. Quindi siamo a 300. Secondo me al 70% non andrà oltre i 320 o sotto i 2,70, faccio per dire. Quindi siamo a 300, 2,95, aggiungo $30, vado a 3,24, tolgo $30, vado a 2,65, quindi avrei dovuto tracciare un pochino più su qua, ok? Non so come fare a cancellare questa. Ah, così, perfetto. D'accordo? Questo è un po' il discorso. Siamo qui oggi, la mia aspettativa è che il prezzo potrebbe salire, potrebbe scendere. Statisticamente, probabilisticamente parlando, difficilmente andrà sopra i 325 o sotto i 265. Che cosa posso fare per trarre beneficio da questa aspettativa di non vedere eventi di coda? Ripeto, la mia aspettativa è che molto probabilmente il prezzo rimarrà qua dentro. Poi non mi interessa se sale un pochino, se rimane orizzontale o se scende un pochino. Basta che non salga troppo, basta che non scenda troppo. E la statistica mi dice che al 70% sarà così. Ok? Allora, se io vado direzionale, quindi compro perché penso che salirà, se noi spacchiamo il mondo degli eventi in due parti, io ho idealmente un 50% di probabilità che scenda e un 50% di probabilità che salga. Quindi metà è qua sopra, metà è qua sotto. Del 50 soprastante, un 30 è che salirà al massimo di una certa quantità
e soltanto un 20 è che salirà tanto, che mi vada a fare quell'evento di coda che per me vorrebbe dire guadagno marcato. Quindi mettendo insieme tutto, se io mi metto direzionale pensando che Facebook salirà tanto, io ho un 20% di probabilità di guadagnare bene e un 80% di probabilità o di non guadagnare o di perdere o di guadagnare poco. Okay? Perché se scende perdo, se rimane stabile faccio una patta, non guadagno, non perdo. Se sale poco io guadagno, ma molto di meno di quello che speravo. Ok? Quindi mettersi direzionali, comprare se penso che salirà, vendere allo scoperto se penso che scenderà, vuol dire avere probabilità di successo abbastanza basse, perché la probabilità storica, cioè quello che sappiamo sulla scorta degli ultimi X anni, ci dice che è così, cioè che le probabilità di guadagnare sono effettivamente poche rispetto alle probabilità di non guadagnare, o peggio di perdere, o di guadagnare, ma non abbastanza da magari giustificare il rischio di aver fatto quell'operazione lì. C'è un modo di guadagnare da quello che la probabilità ci dice succederà nella maggior parte dei casi? Sì, con le opzioni. Perché se io penso che il prezzo possa salire tanto, potrei decidere di comprare una call. Compro una call 325 e guadagno soltanto se il prezzo sale sopra 325, ok? Se poi quella call la pago 5 dollari, io guadagno soltanto se sale sopra 329, perché prima devo recuperare i 5 che ho speso, soltanto da strike più premio andrò in profitto. Quindi io per guadagnare devo vedere il titolo Facebook andare sopra i 329 dollari. Che cosa succede se Facebook sale un pochettino? Perdo, perché io guadagno soltanto sopra i 3,29. Che cosa succede se il titolo Facebook rimane stabile? Perdo. Se scende, perdo. Se scende tanto, perdo. Se sale tanto, guadagno. E guadagnerò in proporzione. Ma quel guadagno lì io ce l'avrò soltanto con un 20% di probabilità? E allora magari potrebbe non essere giustificato il rischio di perdere, visto che ho così poche probabilità di guadagnare. Che cosa succede allora se io inverto il segno dell'operazione? Cioè invece di comprare la call 325, la vendo allo scoperto. Inverto il profilo di rischio e di rendimento, con un vantaggio e uno svantaggio, ovviamente. Perché il vantaggio è che finché Facebook rimane sotto ai 325, io mantengo incassato tutto. Quindi ho venduto quella call a 5 dollari, che Facebook a scadenza sia 300, che sia 290, 280, 250, 35, 310, 320, 325, io comunque mi tengo quei 5 in tasca. Quindi ho un profitto di 5 dollari, qualunque cosa succeda, basta che non vada sopra i 325 dollari. Ma al massimo posso guadagnare 5 dollari. Non di più di quelli. Quello che il compratore di quella call ha pagato per avere il diritto di guadagnare se Facebook fa un evento di coda rialzista. Ok? Quindi io sto assumendo la posizione praticamente di un assicuratore. Sto vendendo a qualcuno un qualche cosa che gli farà guadagnare a fronte di un determinato evento. Io incasso quello che questa persona paga per acquistare quel beneficio, ma mi prendo io sulle mie spalle il rischio di un determinato evento, in questo caso l'evento di coda rialzista, che è vero che ha una bassa probabilità di verificarsi, ma se si verifica, allora se non si verifica io incasso 5 qualunque cosa succeda, se si verifica io perdo in proporzione, perché se a scadenza il titolo è a 3,50 e ragioniamo non con consegna fisica delle azioni Facebook, ma in termini di regolamento cash, quello che è stato comprato, strike 325, vale 25 dollari. È stato pagato 5, il profitto netto è 20 dollari, quindi chi ha comprato la call 325 pagandola 5 dollari, ha un break even a 3,30, da 3,30 in su è tutto guadagno per lui. Quindi se siamo a 3,50, lui guadagna 20 dollari, io li perdo come controparte.
Quindi a fronte di un'aspettativa reddituale di 5, ho una perdita netta di 20, quindi ho perso 4 volte quello che speravo di guadagnare. Ok? E ovviamente la domanda è chi te lo fa fare? Te lo fa fare la probabilità, perché se la probabilità di arrivare a perdere è molto bassa, allora può avere un senso assumersi il rischio di quell'evento e mettersi venditori di quella call. Ok? Con la vendita di quella call, lo ripeto, io ho un guadagno massimo prestabilito, quello che incasso da chi comprandola mi paga, $5. Per azione, il lotto è 100 azioni, quindi incasso $500. Mi espongo al rischio di perdere in proporzione tanto di più quanto più sale il prezzo dell'azione. Ma che cosa sto facendo? Sto vendendo a qualcuno le previsioni, perché io non devo fare previsioni, devo soltanto stabilire una soglia che molto probabilmente non verrà raggiunta e scommettere contro il superamento di quella soglia. Chi compra quella call guadagna soltanto se il prezzo sale sopra alla soglia, anzi a soglia più premio pagato. In tutti gli altri casi sale poco, sale pochissimo, rimane stabile, scende un pochettino, scende un po' di più, scende tanto. Qualunque cosa succeda, io mi tengo i soldi della vendita. Questo vendendo call. Andiamo dall'altra parte. Chi compra una put 265 sta scommettendo su un evento di coda ribassista, cioè che il prezzo scenda oltre i $265, quindi 250, 240, 230, 220, 200, quello che è. Se la put costa $5, il guadagno è soltanto dai 260 in giù. Quindi che Facebook scenda un pochettino, scenda un pochino di meno, rimanga stabile, salga un pochettino, salga un po' di più, salga tanto, chi compra la put 265 perde soldi. Chi ha venduto allo scoperto la put guadagna soldi. Allora, che cosa si può fare con le opzioni? Si possono combinare le due cose insieme. Vendo allo scoperto una call 325, vendo allo scoperto una put 265. Ho combinato la vendita di due eventi di coda, da soltanto uno dei quali potrò perdere, e non posso perdere da tutte e due le parti nello stesso momento. Se la mia scadenza è qua, a scadenza il prezzo può essere uscito da una sola delle due parti, non da tutte e due. Okay? Quindi che cosa può succedere? Che a scadenza il prezzo sia molto alto e allora avrò perso al netto però dell'incasso di tutte e due le opzioni vendute. Quindi andata a 3,50, ho perso 30, no 25 lordo, meno, se ho incassato 5 di qua e 5 di qua, 10, ho incassato 10, ma alla fine ho perso 15, ho perso una volta e mezzo quello che speravo di guadagnare, ma non 3, 4, 5 volte. Okay. Parimenti, se il prezzo a scadenza è 225, la put 265 vale 40, che è la distanza tra spot e strike, anzi strike meno spot. Io ho incassato 10 in tutto, avevo un'aspettativa di incassare 10, ma perdo 30 netto, quindi perdo 3 volte quello che speravo di guadagnare. Ma la probabilità che ciò si verifichi è estremamente bassa, perché se c'è un 20% di probabilità che esca da 3,25 o che esca verso il basso da 2,65, c'è un 2% di probabilità che vada a 2,25 o che vada a 250, 2,60. Quindi se c'è soltanto un 2% di probabilità che arrivi così in alto, il 98% di probabilità è tutto il contrario, cioè che non ci vada. E quindi è soltanto un gioco probabilistico. Se la probabilità a favore della vendita allo scoperto giustifica il rischio di sopportare la perdita di un evento di coda, allora potrebbe avere senso farlo. In ogni situazione bisogna fare una stima delle probabilità degli eventi, e qua ci sono vari modelli, vari metodi. Il metodo più tradizionale è quello che guarda la distribuzione pregressa dei rendimenti, fa una distribuzione di probabilità degli eventi, e sulla base di quella distribuzione di probabilità degli eventi si stabilisce qual è il rischio oggettivo di poter andare in un evento di coda. Ma non è l'unico modello, ci sono tanti altri modelli che si possono usare e magari si possono combinare tra di loro per avere
la lettura dello stesso fenomeno da più punti di vista, e quando ho 2, 3, 4, 5, 10 letture diverse che tutte mi dicono che le probabilità di quell'evento lì sono praticamente zero, allora può avere senso assumersi il rischio di essere venditori. Ma a monte di tutto, qual è il concetto? Il concetto è che le opzioni combinate in determinati modi mi permettono di assumere delle posizioni che non posso assumere con nessun altro strumento, perché il titolo o lo compro se penso che salirà e guadagno soltanto se sale, o lo vendo allo scoperto se penso che scenderà e guadagno soltanto se scende. Se invece di comprare il titolo compro un futures sul titolo Facebook, ho lo stesso problema, cioè guadagno soltanto se sale. Se vendo allo scoperto il futures sul titolo Facebook, guadagno soltanto se scende. Con le opzioni posso guadagnare se sale, posso guadagnare se scende, posso guadagnare dovunque vada, basta che non salga, posso guadagnare dovunque vada, basta che non scenda, posso anche combinare le due cose insieme e fare in modo che posso guadagnare dovunque vada, basta che non salga tanto e che non scenda tanto, nello stesso momento, cioè nello stesso arco di tempo, okay? Che non faccia nessuno dei due eventi. Contemporaneamente non li può fare, ovviamente. Quindi le opzioni aprono il campo a un mondo estremamente più vasto di strategie, perché si possono combinare in tantissimi modi, si possono combinare con le put insieme, si possono combinare call su strike diversi, su stessa scadenza, scadenze diverse, si possono combinare azioni e opzioni per avere determinati strumenti, si possono fare veramente tantissime cose. Le opzioni permettono di costruirsi degli scenari personalizzati in funzione delle varie aspettative degli eventi futuri. E questo genera una grandissima versatilità anche per le aziende, che possono combinare le opzioni in vari modi per ottenere degli scenari particolari. Per esempio, potrei coprirmi progressivamente sempre di più a fronte di un rischio di salita del prezzo della materia prima. Potrei dire, oggi siamo, prendiamo il corn, per esempio, torniamo al corn, corn futures, qua. Oggi siamo a 409, ok? Io nei prossimi X mesi devo comprare il corn per la mia produzione, ok? Potrei dire, cavolo, è già salito tanto, partiva da $310, è già andata a 400, dove vuoi che vada? Mi devo preoccupare che possa salire ancora? Sì, perché in passato più di una volta ci ha dimostrato che potrebbe fare anche ben di peggio, no? Ricordate, era andato a 850 nel momento peggiore, no? Quindi non vuol dire niente che sia già salito tanto. Vedete che se aprite il grafico, quella che guardandolo soltanto sugli ultimi mesi sembrava una grande salita, in realtà è pochissimo rispetto a quello che ha messo a segno in passato in più di un'occasione, no? E quindi non si devono mai... se si è azienda, non bisogna dire ma è già salito tanto, ma è già sceso tanto, ma magari aspettiamo e vediamo, ma magari sento qualcuno che è bravo a fare le previsioni. Le previsioni in borsa sono come le previsioni del tempo, fino a 4 giorni ci prendi il 90% delle volte, oltre i 4 giorni non ci prendi quasi mai, no? La stessa cosa vale nel mondo, della finanza, è molto difficile fare previsioni sul futuro, perché ci sono troppe variabili e dalla finestra temporale più variabili possono entrare nel modello e incasinarmi tutte le previsioni migliori del mondo. Quindi se io sono un'azienda non devo lanciare freccette sul futuro, devo fare in modo che qualunque cosa succeda a me non sposti niente. Okay? Quindi io che cosa potrei fare? Devo comprare nei prossimi 12 mesi svariati lotti di corn, magari non compro subito 50 call, ne compro 10 e poi mi dico finché il prezzo rimane così non faccio nient'altro. Se mi sale e magari mi supera questo massimo precedente a 4,65 mi copro per altre 20 tonnellate, ok? Dopodiché vedo che cosa fa. Se sale, sale ancora, mi supera anche questo massimo, allora vabbè, mi arrendo. Compro anche tutte le altre, cioè fisso già in anticipo il prezzo anche per tutte le tonnellate residue che mi mancano. Ma non ho la necessità magari di coprirmi subito per tutto quello che dovrò comprare il prossimo anno. Faccio le cose per gradi, guardando nel frattempo come evolve la situazione. Quindi parto con una copertura parziale,
Se vedo che effettivamente il rischio mi si materializza, mi copro un po' di più, poi un po' di più, poi un po' di più. Se invece a un certo punto il prezzo torna indietro, mi sono magari protetto per metà della fornitura che avrò bisogno di comprare nel prossimo anno, ma sull'altra metà sono libero di tenermi tutto il beneficio se il prezzo scende. Okay? Quindi, vedete, ci sono tantissime cose che si possono fare. E si possono anche combinare le opzioni in vari modi, per dire, per esempio, è molto probabile che se il prezzo sale possa arrivare a 500, ma non oltre 600, compro una call 500, vendo una call 600, quindi guadagno se sale oltre 500 e guadagno anche finché non supera i 600, guadagno un pochino di più finché non supera i 600. Questo si chiama spread verticale. Compro un certo strike, vendo uno strike superiore.